Ciao a tutti, la Ternana ha vinto, si tratta della Ternana femminile, altra straordinaria vittoria delle Ferelle, delle nostre ragazze, credo sia la sesta o la settima consecutiva, addirittura la Ternana femminile ha battuto nell'ultima giornata di campionato il Brescia per 2-1 e ora non resta altro che prepararsi all'ultima giornata, perché sta all'ultima giornata che arriverà domenica prossima, la Ternana femminile che sta facendo un campionato, dobbiamo dire, stratosferico. In questo momento è, credo, al quarto posto della graduatoria. Questo vuol dire che le prestazioni delle nostre ragazze sono prestazioni di altissimo livello. Ternana femminile che ha vinto tanto e che, per essere, diciamo, il primo anno in Serie B, ha disputato una stagione al di là delle aspettative, e questo ci fa piacere, perché poi comunque è sempre un cuore rossoverde che batte. Per il resto si attendono novità per quanto riguarda la coppia direttore sportivo allenatore, cioè Lucarelli e Leone. Probabilmente ci sarà un cambio di tutti e due le figure, quindi staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo c'è da sottolineare la grande generosità da parte dell'associazione creata dal presidente Stefano Bandecchi, Terni col cuore, che sta aiutando sempre più molte famiglie e imprese ternane nel sopravvivere alle difficoltà della vita e nel aiutarle a mangiare, paradossalmente, grazie ai buoni alimentari o grazie ai pacchi alimentari, o comunque aiutare l'azienda a sopravvivere grazie alle donazioni da parte dell'associazione Terni col cuore. Per il resto ci sono le dichiarazioni del presidente Stefano Bandecchi proprio sulla squadra e sul campionato. Al presidente non è piaciuto questo campionato, non è piaciuta nemmeno la squadra, tant'è vero che ha annunciato una pesante rivoluzione, ovvero ha detto: io ne terrei all'incirca 12, per cui questo ci fa capire che sarà un calciomercato massiccio in uscita e in entrata, quello della Ternana. Quindi prepariamo a vivere quando arriverà il momento un calciomercato molto attivo, perché ovviamente a questo punto appare un cambio radicale rispetto alle scelte del passato, rispetto alla squadra della scorsa stagione, e staremo a vedere quello che succederà. Siamo in attesa anche di conoscere gli sviluppi, perché a questo punto gli sviluppi riguardano il direttore sportivo e l'allenatore, perché in questo momento appare chiaro che ora che ci siano due nuove figure. Si sta parlando anche di due ritorni: uno potrebbe essere Danilo Pagni nella figura di direttore sportivo, l'altro potrebbe essere Fabio Liverani nella figura di allenatore, che se non ricordo male quando era Liverani allenatore, il direttore sportivo fu proprio Pagni, per cui sarebbe il ritorno di una coppia che è già stata in casa ternana. Ma ovviamente questo lo scopriremo e sono scelte che dipendono da tanti fattori. Per il resto la Ternana vince, si tratta di quella femminile che ha battuto il Brescia per 2-1.